30 luglio 2015, 7 agosto e 12 febbraio 87, lei nega ogni pertinenza con questo scritto. La domanda è: il quaderno, il reperto 52, che conteneva, secondo il consulente tecnico merceologico dottor Pizzoni, quella pagina, tuttavia era un'altra volta nella sua abitazione. Cosa ci faceva quel quadernetto a buchi di carta riciclata di quella composizione particolare che Pizzoni già ampiamente rinserito e ricostruito chimicamente? Intendo non rispondere. È certo che questo Stefano, che in ipotesi è entrato in camera sua, dichiara: no, caro amico, ti scrivo, ti voglio bene, sono un barbaro assassino. Assolutamente no. E glielo lascia nelle sue agende. No, è un po' difficile questa ricostruzione. Non è una ricostruzione, scusi. Semplicemente ho reagito alla sua affermazione, nessun Stefano è entrato nella sua stanza. Semplicemente poi in questo momento, sollecitato da quanto lei ha detto, mi è venuto in mente che c'è stato uno che è entrato. E quello Stefano lì che non ci dice chi è un barbaro assassino, ma ha ucciso qualcuno. Andiamo avanti. Lei dice però è una versione di Greco, io andavo a due licei, uno sono stato bocciato, poi sono andato ad Arona, non so neanche quale compito in classe di Greco mi sia stato dato in quell'occasione. Bene. Lei ha frequentato un compagno di classe che si chiamava Stefano? Magari sì. Forse di classe, no? Di scuola, che traducesse il greco. Quindi del liceo classico, per forza. Quel quaderno, aperto 52, coi buchi che venne in tribunale, ricorda, l'ho esibito materialmente due volte alla corte. Che cosa ci faceva a casa sua? Era a casa mia perché è mio, in questo senso. La provenienza. Io non è. È suo quel quaderno, il reperto 52 sì. Di carta riciclata. Sì. Questo? Con l'alberello davanti. Quello, 52. Sì, sì. Bene. Questa era. Mi perdoni, non capisco perché devo domandarmi chi sia entrato nella mia camera per scrivere. Ero su una versione di greco plausibilmente assegnata a scuola. Vuoi per un compito in classe, quindi da farsi in classe, vuoi da tradurre a casa, ma sinceramente non ci avevo mai pensato a questa cosa. Non colgo perché su una versione di greco plausibilmente assegnata a scuola, su cui qualcuno ha scritto questa cosa, per farlo debba essere entrato nella mia camera, aver aperto la mia agenda per. Ma per semplicemente perché il foglietto si trovava lì. Lei dice no, non è entrato nessuno che si chiama Stefano, mi sembra di capire. Magari è successo in classe. Ma io non sapevo neanche davvero, si figuri se so che l'ha scritto. Intendevo che essendo una versione di greco non si è prodotta nella mia agenda. È stata assegnata possibilmente a scuola. Noi ci ho scritto questo e ho detto no, non sapevo. Ci fosse, non l'ho scritto io. Quindi non sta calunniando la polizia di Stato, sta semplicemente detto non è mia, non l'ho scritta io. Sì, va bene? Allora, quel foglio contiene una proposizione davvero elementare. Soggetto Stefano è che cosa? Un barbaro assassino. Punto. La domanda è: nell'elenco delle persone che lei ha nominato frequentare, uno, la sua casa, due, la sua stanza, non ne ha nominata una che si chiama Stefano, mi sembra di ricordare. Chi è questo Stefano che entra in camera sua e che scrive questi suoi pensieri, anche un po' particolari, devo dire, io non ho che ricordi amici che siano entrati in camera mia.